Soffia sul tuo pollice per 30 secondi e scopri cosa succede al tuo corpo. Il nostro corpo è pieno di sorprese, questo si sa. E chi avrebbe mai immaginato che semplicemente soffiandoci sul pollice possiamo sentirci meglio in momenti difficili? Se non ci credi, continua a guardare questo video per saperne di più. E non dimenticare di premere il tasto iscriviti e di attivare la campanella delle notifiche per unirti a noi su Il Lato Positivo della Vita. Ti sei mai chiesto perché i bambini si succhiano il pollice, specialmente quando si addormentano? No, non lo fanno perché hanno fame e nemmeno perché è una cosa tipica dei bambini. Sai, i nostri pollici hanno un impatto diretto su quello che viene chiamato il nervo vago. Si tratta di un paio di nervi che partono dal cervello e che ramificano in tutti gli organi principali e nei tessuti, inclusi naso, bocca, gola, polmoni, cuore, intestino e molti altri. Quindi, se soffi sul pollice, stimoli il nervo vago, così da avviare un sacco di processi benefici in tutto il tuo organismo. Gli esperti suggeriscono di mettere il pollice davanti alle labbra e di soffiarci sopra aria fresca per circa 30 secondi, ma in realtà ci sono altri due modi per farlo. Puoi mettere il pollice in bocca, come un bambino, e soffiarci sopra con forza, cercando di non far uscire aria. Questa tecnica blocca l'espirazione principale e fa sì che il nervo vago agisca in modo benefico. Oppure puoi fare un respiro profondo per circa 7 secondi, trattenere il fiato per 3 secondi e poi soffiare sul pollice per altri 7 secondi. Come forse già saprai, i benefici per la salute fisica e mentale della respirazione profonda, lenta e controllata sono svariati. Ok, queste tecniche sono abbastanza semplici e dirette, ma a cosa servono? Quali sono tutti questi presunti benefici per la salute? Beh, sicuramente alleviare lo stress è tra i primi. Secondo il dottor Arun Ghosh, un medico generico dello Spire Liverpool Hospital, i pollici hanno le loro pulsazioni, quindi se ci soffi sopra, regoli la frequenza cardiaca e abbassi la pressione sanguigna, il che ti aiuta a calmarti e a rilassarti. Questo trucco è molto utile anche quando ti senti sopraffatto da una forte ansia. E alcuni specialisti affermano che l'elenco dei vantaggi non si ferma qui. Il dottor Benjamin Abel, paramedico e professore assistente alla Emergency Medicine presso l'Università della Florida, afferma che soffiare sul pollice può ridurre anche le palpitazioni cardiache. Altri considerano questo trucco come una versione modificata della manovra di Valsalva, che viene eseguita chiudendo con le dita naso e bocca mentre si tenta di espirare con forza. Questa manovra è nota anche perché ristabilizza il ritmo cardiaco e allevia emicrania e depressione. Ma soffiare sul pollice non è l'unico trucco che può aiutarti ad affrontare un'ansia improvvisa. Ecco altri trucchetti strani, ma molto efficaci. Numero 1. Osservare i frattali. Come ti senti quando ripeti schemi identici? Bene, immagino. Gli esperti li chiamano frattali e, secondo il dottor Peter Lombroux, psicologo clinico, possono aiutarti a rilassarti. Godere della vista di frattali naturali come foglie, fiocchi di neve, fiori o onde del mare per almeno 20 minuti al giorno può ridurre lo stress del 60%. La teoria alla base di ciò è che vi sia una qualche risonanza psicologica nei nostri occhi, per cui quando ti senti giù o ansioso, fai una passeggiata nel parco, ammira dei panorami o cerca di capire che forma hanno le nuvole. Farà una notevole differenza, vedrai. Numero 2. Fare pressione tra le nocche. La dottoressa Sharon Melnick, psicologa e scrittrice di business, consiglia un trucco della medicina orientale. Devi solo fare pressione su quel punto morbido e rientrato tra la seconda e la terza nocca. Così facendo, andrai a stimolare un nervo che rilassa l'area attorno al cuore. Calmerai per bene i nervi che fremono troppo e ti sentirai molto meglio. Numero 3. Massaggiare i lobi delle orecchie. I lobi delle orecchie sono in realtà dei potenti punti di pressione che possono darti il rilassamento di cui necessiti e calmare non solo la tua mente, ma anche tutto il tuo corpo. Inizia con la parte interna dei lobi, per poi spostarti verso l'esterno. Non premere troppo forte con le dita, però. Più lo fai delicatamente, meglio è. Ripeti questi movimenti per circa 10 minuti e vedrai, ti sentirai rinato. Numero 4. Mettere uno smalto colorato. Secondo la colorologia, una teoria che suggerisce che il colore e la luce possano essere usati per bilanciare il nostro stato emotivo, mentale o fisico, guardando determinati colori puoi calmare i tuoi nervi. Gli esperti, tuttavia, raccomandano di abbinare questo effetto visivo a movimenti ripetitivi, ed è per questo che mettere uno smalto colorato è un ottimo antistress. I colori migliori da scegliere sono il rosa, il celeste, il giallo, il verde
o qualsiasi altro smalto brillante e intenso. Se non ti piace per niente metterti lo smalto, beh, prendi un foglio di carta e alcuni pennarelli e disegna un'immagine divertente con i colori più vividi che riesci a trovare. Usa la tua immaginazione e lascia che lo stress scivoli via. Numero 5. Guardare i pesci. Uno studio del 2015, pubblicato sulla rivista Environment and Behavior, ha confermato che osservare i pesci che nuotano in un acquario porta a una notevole riduzione della pressione e della frequenza cardiaca. Gli scienziati hanno anche scoperto che l'attenzione umana è più facilmente catturata da un gran numero di pesci e che osservarli migliora il tono generale dell'umore. Se non hai pesci e se non vuoi assolutamente farti un acquario, guardati dei video dei pesci su internet. Sono molto più rilassanti di quanto tu possa pensare. Numero 6. Far esplodere un palloncino. Quando fai esplodere un palloncino, fai anche un respiro profondo che, ancora una volta, regola la frequenza cardiaca e ti fa sentire un po' più rilassato. Beh, allora assicurati di averne un paio in giro nel caso in cui dovessi perdere la calma. Inoltre, avere dei palloncini colorati che svolazzano per casa sicuramente ti farà bene. Sai, per quel fatto dei colori di cui parlavamo prima. Numero 7. Sorridere. Quando sei depresso o ansioso, sorridere sembra impossibile. Beh, ti sorprenderà, ma sorridere è assolutamente possibile e soprattutto aiuta davvero. Uno studio del 2012 pubblicato sulla rivista Psychological Science ha dimostrato che mantenere un'espressione del volto serena e positiva fornisce sia benefici fisiologici che psicologici in fasi di stress. Il tuo sorriso emette un segnale di felicità al tuo cervello, il quale a sua volta risponde con una serie di reazioni corporee che ti faranno sentire molto meglio. E se chiedere un vero sorriso è troppo, beh, basta fingere. L'impulso al cervello arriverà lo stesso. Allora sei pronto a fare un tentativo? Cosa ne pensi di queste tecniche antistress? Qualunque cosa tu faccia, ricorda che queste sono solo soluzioni temporanee. Se soffri di ansia e depressione grave, dovresti farti visitare da un medico il prima possibile e iniziare a lavorare per avere una vita felice e senza stress. Conosci altri trucchi che agiscono sul corpo ma che calmano anche la mente? Facci sapere nei commenti, qui sotto. Non dimenticare di mettere mi piace a questo video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti per rimanere nel lato positivo della vita.